Con Giulia Elettra Goretti e volevamo chiederti che cosa ne pensi della moda. Cosa ne penso della moda? Oddio, io personalmente della moda non sono una che segue proprio per forza le tendenze, dipende molto dall'umore, quindi in base all'umore mi vesto. E questo insomma. Quindi non segui le tendenze? Ma dipende, a volte mi capita magari di, non so, di anticipare, di mettere un qualcosa che in quel momento non va, io metto quello che mi piace. E delle volte magari invece alcune cose che vanno tanto di moda le porto dopo, perché in quel momento in cui stanno sulle passerelle non mi piacciono. E quindi non do troppa validità alla moda, però sicuramente il look è il biglietto da visita, tra virgolette. E qual è l'accessorio che preferisci? Le borse, le scarpe. Tutte le donne mi hanno risposto così, incredibile, il mio sondaggio va avanti. E... borse, scarpe e anche soprabiti mi piacciono molto. Oh, una variante. Sì. Bene. Volevo essere un po' originale. Senti, invece per quanto riguarda diciamo l'abbigliamento maschile, cosa ti colpisce? Abbigliamento maschile? Sai, io non è che in un uomo vado molto all'abbigliamento, quindi non saprei cosa risponderti. Solo a quello che c'è sotto. Come? Quello che c'è sotto, nella mente? Quello che c'è dentro la testa. Ecco, soprattutto. Sì, per carità, anche, anche l'aspetto estetico sarei ipocrita a dire che non conta. Però non c'è un accessorio che in qualche modo ti comunica un'emozione particolare, che ti colpisce? L'accessorio non mi può comunicare un'emozione. Più la mente di un uomo ti colpisce? Lo sguardo, l'atteggiamento, la particolarità. Il modo di fare. E il modo di fare, sì. Senti, quali sono i tuoi progetti? In questo momento cosa stai facendo? Ora sono al cinema con Gli ultimi della classe. A settembre esce un film di Giacomo Campiotti dove io sono l'antagonista. E Suor Bachita è una biografia di una santa. E poi a settembre inizierò a girare un film, è una coproduzione francese. E poi altre cose che preferisco non dire perché sono molto scaramantica, quindi finché non è finito non dico. Non lo dico, giustamente. Grazie mille, allora in bocca al lupo. Grazie, ciao.